Ciao ragazzi, se la vostra domanda è se è meglio una verniciatura a rullo, pennello oppure una verniciatura a spruzzo, ecco, vi dico già da subito che la verniciatura a spruzzo è migliore, è più bella sia come impatto visivo perché non è lucida ma è opaca e poi anche come qualità è migliore perché non lascia residui, cioè non lascia rigature, non lascia gocciole che cadono e anche non lascia sicuramente punti dove c'è più vernice o meno vernice, quindi verniciatura a spruzzo è migliore, però la verniciatura a spruzzo non è chiaramente diretta come la verniciatura a pennello a rullo. La verniciatura a pennello a rullo diluiamo con l'acqua e poi usiamo il pennello a rullo direttamente. Quindi la verniciatura invece a spruzzo bisogna, come si fa, rispettare delle regole sia all'inizio, cioè quando prepariamo la vernice, poi vi faccio vedere come si effettua la preparazione della vernice, e in più dopo anche come si utilizza la pistola. La pistola non si utilizza a casaccio, ma ci sono delle regole da rispettare anche in quella situazione. Niente, allora, queste sono due pistole a spruzzo, questa l'ho comprata ieri, difatti oggi faremo la recensione della pistola della Parkside. Questa invece è la mia pistola a spruzzo, quella vecchia, che posseggo da 4 anni, ho pagato tra l'altro di meno di questa, l'ho comprata su Amazon a 24-26 euro. Un 4 anni fa, funziona benissimo, ho verniciato tantissimi locali, casa mia due volte, ho verniciato il mio showroom due volte, l'ufficio, le scale del capannone, e non mi ha mai tradito. Ha tantissimi difetti perché il tubo è cortissimo, quindi è molto scomodo da utilizzare perché bisogna sempre tenerla a tracollo, e poi chiaramente c'è il compressore che fa un rumore della Madonna, difatti utilizzo sempre le cuffiette quando lo utilizzo, e niente, anche il motore non è abbastanza potente, comunque funziona benissimo. Bisogna capire all'inizio come si usa, quindi dovrete fare un po' di test, ma quando poi ci prendete la mano vedrete che siete, che non passerete più al rullo e al pennello. Niente, in questo video parliamo di questa pistola. Se poi volete che faccia un video dove spiego tutte le tecniche che si devono usare per la verniciatura a spruzzo, scrivetemelo qui in basso e niente, sarò contento di creare un video. Ora vediamo il contenuto della scatola, poi vi faccio vedere come si pulisce, visto che è la cosa più importante, e niente, poi vi do un paio di dritte sull'utilizzo della macchina per utilizzarla al meglio. Allora, troviamo chiaramente il libretto delle istruzioni, questo piccolo imbuto che è molto importante perché serve per calcolare la viscosità del prodotto, quindi cosa vuol dire? Che con questo piccolo attrezzo riusciamo a vedere se la vernice è troppo densa o troppo liquida. Se è troppo liquida non va bene perché ne verrà erogata troppo dalla macchina e quindi sul muro si formeranno delle righe perché si vedrà la colatura. Se è troppo solida la macchina invece farà l'effetto contrario, non riesce a erogarla, quindi si intaserà completamente. Dopo vi faccio vedere il funzionamento. Poi troveremo due ugelli, questo è quello più piccolo cosa vuol dire? Che ha il buco più piccolo da 1,8 mm, serve per i prodotti più liquidi. Un altro è già montato sulla macchina, lo troverete già montato sulla macchina, ed ha il buco più grande, quindi serve per le verniciature più dense. Poi troviamo un filtro di ricambio, il filtro è posizionato su questa scocca nera, basta svitare le viti, la scocca si stacca e lo troverete appoggiato al suo interno. Il filtro comunque è anche lavabile, quindi prima di cambiarlo utilizziamo fino a quando si riesce. E poi due attrezzi che servono per la pulizia della macchina, che poi vi faccio vedere come funziona. Allora, la macchina funziona in questa maniera. Come vedete c'è questo grilletto. Dietro questo grilletto c'è questa vite. Se svitiamo la vite, quindi vuol dire che la vite uscirà, si schiaccerà meno grilletto. Quindi cosa vuol dire? Che uscirà meno prodotto. Se invece avvitiamo la vite, il grilletto si schiaccerà di più e quindi la macchina erogherà più vernice. Poi ci sono tre tipologie di utilizzo della macchina. Ne troverete una, due, e quella centrale è quella con lo spruzzo dritto, quindi non sarà più piccola, più piccolo come spruzzo, e rotondo, serve per fare gli angoli oppure le vernici, tipo se dobbiamo verniciare un calorifero. Invece le altre due tipologie sono verniciatura orizzontale e verniciatura verticale. Ora vedremo come si utilizza la pistola. La pistola si utilizzerà sempre a distanza di 20 cm, massimo 25 cm, dipende dalla viscosità del prodotto. Mai troppo vicino, se no tutta la vernice andrà contro la parete, si formeranno delle colate, e non troppo lontani perché se no andrà in dispersione la vernice nell'aria. Poi la pistola si utilizzerà sempre col braccio fermo, sia in maniera verticale che in maniera orizzontale. L'ugello posto come sul disegno vuol dire che
si utilizza in maniera verticale, se lo gireremo così in maniera orizzontale. Non si utilizzerà mai il polso per verniciare, perché sennò andrà poca vernice su quell'angolo, tanta vernice in centro e pochissima vernice anche dall'altra parte. Poi si può utilizzare anche l'ugello a 45 gradi. Se utilizziamo l'ugello a 45 gradi dove c'è il simbolo del cerchio, uscirà meno vernice e andrà spruzzata tutta formando un piccolo cerchio. Questo serve per fare gli angoli oppure per verniciare magari caloriferi che sono stretti. Poi cosa succede? Per verniciare il soffitto la canna non deve essere mai posta verso il davanti, che posta verso il davanti la utilizzeremo per verniciare normalmente. Andrà sempre posta verso il retro, perché? Perché se la utilizziamo davanti, quando verniceremo farà fatica a pescare la vernice. Quando verniceremo il soffitto non si utilizzerà mai la pistola così, ma sempre a 45, quindi in questa maniera. Ora parliamo della pulizia della macchina, che è una delle cose più importanti, perché la macchina deve essere sempre pulita in maniera perfetta, perché sennò la vernice all'interno secca e poi quando lo utilizzeremo un'altra volta saranno dolori. Allora, tanto per iniziare bisogna smontare il pezzo che ci interessa, che perché il pezzo che va pulito è questo. Sganciamo, smontiamo, mettiamo da parte il pezzo del motore, se è sporco si pulirà con un panno, non laviamo con l'acqua il motore perché poi dovremo riutilizzarlo per la pulizia finale e se è bagnato andrà in cortocircuito. Puliamo il filtro svitando le viti, stacchiamo la calotta o cambiamo il filtro se è completamente sporco, oppure si può pulire, asciugare e reinserire al suo interno. Questa operazione andrà fatta ogni tanto, non sempre. Questa invece è la nostra parte interessata. Allora, tanto per iniziare, si deve smontare la vaschetta e pulire in maniera perfetta, perché poi andremo a riempirla d'acqua un'altra volta. Smontiamo la canna, puliamola, e poi andremo con la pulizia degli ugelli. Ricordatevi che questi due ugelli al suo interno hanno una guarnizione, che è questa, come vedete. Ricordatevi di toglierla oppure di stare attenti quando pulite l'ugello e di non perderla, perché altrimenti non funzionerà più la macchina. Questo serve per pulire i buchi, quindi puliamo il buco dell'ugello e poi puliremo anche i quattro buchi che ci sono su questo accessorio. Questi quattro buchi servono per l'erogazione dell'aria, quello centrale chiaramente per l'erogazione della vernice. Questo attrezzo chiaramente serve per la pulizia dell'interno della pistola. Una volta fatto questo, cosa facciamo? Riempiamo l'acqua, d'acqua la vaschetta, rimontiamo tutta la pistola e poi spruzziamo l'acqua e la facciamo uscire tutta. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che ripuliremo praticamente la macchina da capo con l'acqua. Ora siamo pronti per calcolare la viscosità del prodotto. Allora ci serve l'attrezzo, un'app che calcola il tempo e poi chiaramente ricordatevi quando andate a comprare la vernice che deve essere compatibile con le pistole spray. Troverete un disegnino, come nel mio caso qua dietro, con disegnata la pistola spray, quindi vuol dire che la vernice è perfettamente compatibile. Allora bisogna chiaramente riempire fino all'orlo di vernice l'imbuto e far partire l'applicazione e poi bisogna aspettare che si svuota. Allora vi dico già da subito che non si deve fermare il flusso della vernice. Se si ferma cosa vuol dire? Vuol dire che è troppo densa, quindi cosa vuol dire? Che dobbiamo inserire dell'acqua, rimescolare e ritestare il prodotto. Il flusso deve essere perfettamente continuo. Sulle istruzioni c'è scritto 70 secondi, però è, come si dice, quello è un calcolo ma non è perfetto. Secondo me va bene sia da 65 fino a 75 secondi. Poi sceglieremo noi quale ugello utilizzare, se quello con il buco piccolo o quello con il buco più grosso. In base alla mia esperienza comunque la verniciatura è perfetta quando, come si dice, quando cola e si formano delle gocce nella vernice, quindi vuol dire che è perfetta. In questo caso si formano tantissime gocce, quindi vuol dire che ho fatto un buon lavoro. Allora siamo giunti quasi al termine,
quando il flusso inizia ad andare a colpi, bloccheremo. Ecco, adesso. 72 secondi, vuol dire che la verniciatura è praticamente perfetta. Ora siamo pronti per testare la macchina. Siamo giunti al termine della recensione, spero che vi siate divertiti quanto mi sono divertito io a utilizzare l'attrezzo. Allora, l'attrezzo si è comportato abbastanza bene, secondo me è in linea con la fascia di prezzo. Come avete visto l'ho utilizzato su diversi pannelli, perché ho preferito utilizzare i pannelli perché erano più scuri e verniciarci sopra riuscivo a vedere come si comportava la pistola. Sono partito dal primo pannello con della vernice densa, poi piano piano l'ho diluita sempre di più fino ad arrivare al quinto, sesto pannello. L'ultimo pannello, se devo essere sincero, usciva un po' diluita, faceva un po' di gocce la verniciatura. Comunque, come vi dicevo, si è comportata abbastanza bene. Dopo aver verniciato i pannelli ho dato due mani anche al muro che avete visto dietro e niente, puzzava un po' di bruciato la macchinetta, forse perché era la prima volta che la utilizzavo, alla fine l'ho utilizzata per quasi 2 ore di fila. E niente, forse l'unica pecca che ho trovato di questo attrezzo qual è? È quello di non avere un compressore, quindi di non poter anche dosare l'aria, usare soltanto il grilletto per dosare l'uscita della vernice. Niente, ho intenzione di usarla ancora in settimana, visto che devo montare questi mattoncini in una parte della casa, che devo creare un angolo dove ci sono i mattoni a vista, quindi prima lo vernicerò di bianco, poi lo utilizzerò per verniciare i mattoncini di rosso. Se siete interessati a comprare l'attrezzo o siete un po' curiosi, chiedetemi pure informazioni, sarò ben lieto di aiutarvi. Buona serata e niente, ci vediamo la settimana prossima.